Terza giornata Super Cup, Blue Island U Junior contro Salto in Bocca. Risultato ancora 0-0, siamo nelle primissime battute della partita. Salto in Bocca ci hanno abituato a buone prestazioni nelle prime due giornate. Vedremo se sapranno fare quanto buono di guadagnato. Ecco, subito un'azione, se non sotto forma di risultato, almeno sotto forma del gioco, anche grazie all'innesto di Santa Lucia in difesa, tornato dopo il prestito alla squadra del fratello, i Kids. Ancora Santa Lucia, rimette in avanti, ottima la sortita offensiva, poi Teti rimette sui piedi del difensore il capitano Carlo Coppola, serve Perrone, se non sbaglio si chiama Riccardo Perrone, ritorna sui piedi di Coppola. Coppola prova un tiro improbabilissimo da lontano tra le mani del portiere dei Salti in Bocca, poi Ciacchi ancora in mezzo a due, serve di Scala, 0-0. Gioca meglio? Avevo finito la domanda, sto facendo video, ma l'hai scherzumato. È un'intervista, intervista polo a polo. Stanno giocando meglio i Blue Island, però ci sono i Salti in Bocca. Carlo Coppola d'esperienza le mette in avanti e la ribattuta finisce sul fondo, si riparte dalle mani di Jacopo Teti che riserve ancora Coppola, poi per Perrone scende verticalmente, buono il dribbling, mette la palla sul sinistro, poi Domenico Manca scende, no, sta in panchina, esce bene il portiere. Coppola si va a merda. Mette bene il portiere in avanti, Ciacchi riesce l'anticipo solo per un attimo, poi ancora di Scala o Scala. Ma Sergio, ma se sto cadendo, no, ce l'ho fatta. Ancora centralmente, poi allarga bene. Inquadrato Domenico che corre verso di te. Mi vuole picchiare perché ho fatto il video senza di lui. Ci sei, sei contento? Ok. Fai il migliore in campo, così dopo ci sarai di nuovo. Coppola, poi Ciacchi. Aspettando la nona giornata. Allarga ancora bene per Scala o di Scala. E poi, senza pensarci, il difensore di Salto in Bocca mette in fallo laterale. Chiediamo a qui il collegamento.